Sono preoccupato, sportivamente preoccupato. Sta arrivando il Super Derby d'Italia, Inter-Juventus. Dobbiamo vincere. Ragazzi, dobbiamo vincere. Ragazzi, formazione tipo Sommer, Acerbi, Pavard, che ormai, attenzione a questo giocatore, veramente forte, sta migliorando partita su partita. Dopo Bastoni, ultimamente sta giocando anche meglio. A centrocampo riposati ci saranno Barella e Calhanoglu, riposati più Mkhitaryan. E nelle fasce di Marco da una parte e dall'altra sicuramente Darmian, là davanti Thuram, Lautaro. Questa è l'Inter che deve vincere, cioè questa è l'Inter che è l'Inter, diciamo, titolare, l'11. Dall'altra parte c'è una Juventus che a me continua a non piacere, i punti li fa, non è che non li fa, però non è neanche che mi dispiace, è una squadra rognosa, è una squadra che ti tiene botta, e dopo là davanti qualcosa Vlahovic se la deve inventare. E se non è Vlahovic è Yildiz, se non è Yildiz è Chiesa, qualcuno là davanti deve inventarsi qualcosa. Ecco, io se l'Inter arriva a fare la partita che ha fatto a Torino, le prende bastonate secondo me, proprio per questo motivo, perché fa il gioco della Juventus, che vuole tenere, vuole giochicchiare, fare il giochicchiato a centrocampo. Infatti sono noiose le partite della Juventus, e poi fare, diciamo, la fiammata, e sulla fiammata ci riescono spesso. Mentre se l'Inter comincia a fare gioco e continua a fare gioco, e quindi stani la Juventus, perché chiede alla Juventus di fare gioco pure lei, perché o ti difendi e stai lontano dalla mia area e ci sta pure, oppure mi metti a fare faccia a faccia qualche azione e lì ti entro in verticale tranquillo, sereno. Secondo me qua la decidere Calhanoglu e Mkhitaryan più che Barella. Se dopo Barella intende fare quello che faceva l'anno scorso e soprattutto 2 anni fa, qualche colletto da lontano, mi sta bene. C'è la garanzia Lautaro, ma loro hanno la garanzia Vlahovic, perché Vlahovic sta segnando pure lui tanto. Quindi dall'uno, dall'altra parte, signori, io vedere un altro 1-1 ci sta, perché dopo ci sta una partita di svantaggio, e la Juventus ha una partita di svantaggio, però meglio mettersi un bel, farli zittire a tutti. Parlo da interista, questo è un video fatto da interista, bisogna farli zittire a tutti, perché c'è mezza Italia che sta tifando i Juventus, anzi più di mezza Italia, chiunque non è interista, che non è neanche tanto vero. Allora, non è neanche tanto vero, quelli che tifano Juventus sono Juventus, ovviamente, ci stanno in Milan, i milanisti tifano Juventus. I milanisti tifano Juventus. Io credo che il Napoli, se deve scegliere il napoletano medio fra Inter e Juventus, sceglie l'Inter. Il romanista medio e il laziale tifa Inter. Il romanista medio, se deve scegliere fra i due, sceglie l'Inter. Quindi qualcuno che mi è venuto a scrivere: ah, solo gli interisti tifano Inter, perché i non interisti tiferanno Juventus. Non credo. Io credo assolutamente invece che sarà diversa la storia. Però per chi tifi e per chi non tifi, alla fine queste cose te le devi andare a vedere lì a Milano, a San Siro pieno, strapieno. Ce la vedremo domenica questa partita e vediamo che succede. Io mi immagino una partita tosta, tosta, fatta di piedi duri, di situazioni pesanti, di spallate su spallate, atletica. Ecco, questa partita che va bene alla Juventus. Perché se l'Inter invece fa la partita da fraseggio veloce, allora vediamo qualcosa di buono. E là ci vuole tanto Di Marco. Le persone, i giocatori che mi aspetto sono Di Marco. Allora, gli 11 dell'Inter che mi aspetto, e dopo facciamo anche lo stesso su quello della Juventus. Sommer sicuramente mi aspetto che giochi alla grande. Pavard è migliorato e come braccetto di destra sta imparando, 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 e sta facendo sempre meglio. Però non è che si sgancia, attacca, deve stare dove sta. Acerbi deve tenersi Vlahovic, Chiesa, chi arriva, Yildiz deve tenersi anche stretto quella posizione del campo. Bastoni è l'unico che può andare avanti, perché lui lo fa spesso questa situazione di andare avanti e smazzare un po' le carte. Mi aspetto tantissimissimo da Di Marco, ma tantissimissimo da Di Marco, e mi aspetto qualche cosa anche da relativo, cioè non mi aspetto moltissimo da Darmian. Darmian è uno che ti fa legna in difesa, verso la difesa, ma per l'attacco non è Di Marco, non ha il piede di Di Marco, quello sicuramente. A un certo punto, attenzione alla carta Buchanan, attenzione alla carta Buchanan, qui lo dico e qui non lo nego, lui potrebbe essere un uomo da derby, da super derby d'Italia. Centrocampo abbiamo Mkhitaryan, che tutto sommato è quello là, il piede dolce, quindi le sue azioni le sa fare.
Barella, che devi fare, Nicolò? Cioè, Nicolò, devi sempre lamentare con il tuo compagno, oppure puoi fare qualche cosa di più bello, più carnoso, un bel gol, un bel assist, o fare il trottolino, quello che conosciamo? Perché questo, dimentica i tuoi compagni se sbagliano o non sbagliano, non rompere le scatole e andiamo avanti, segnaci la doppietta. E dopo c'è Ciala. Attenzione Ciala, perché Ciala è uno fondamentale per l'Inter. Ciala te la fa girare la squadra. E lui, secondo me, Allegri, che è stupido, ovviamente allenatore di esperienza, stupido non è, lasciamo stare tutti quelli che parlano Allegri è un allenatore capace. Comunque lui sicuramente metterà qualcuno subito su Cianoglu, qualcuno subito lì a mordere le gambe di Cianoglu. Poi c'è Thuram, e di Thuram mi aspetta anche lui una bella prestazione, una gran bella prestazione a Thuram, e alla fine Lautaro. Lautaro può fare quello che vuole. Lautaro sta segnando così tanto che può fare quello che vuole. Guardate che Lautaro è diventato il numero 10. È diventato il numero 10 di quest'Inter. Non è più il numero 9, è un numero 10 che segna. Lui è abituato a giocare con Messi. Andare a vedere la Juventus. La Juventus ha Szczęsny che deve fare Szczęsny. Gatti deve fare legna, ma legna di quella forte. Bremer deve andare su Lautaro a anticipare Lautaro. Hai voglia di anticipare Lautaro, quello ti fa uscire dalla tua area ed entra a volo Thuram. E dopo c'è Danilo che mi convince relativamente, starà lì a farsi il suo compitino. A centrocampo ci hanno Cambiaso, Di Marco è una bella storia, sarà una bella storia questa qua. Bisognerà vedere chi dei due è più in forma. All'altra parte c'è Kostic Darmian, che secondo me in certo senso si annulleranno, però l'ho detto, Darmian è un tipo che pensa molto di più alla difesa, quindi Kostic attaccherà. È lì che può entrare Barella quella porta lì vuole, la porta di Kostic, la porta dietro, portatelo dentro che ci passo io dietro. Questa è una cosa che potrebbe fare l'Inter. A centrocampo McKennie, che è uno antipatico da affrontare, perché comunque c'è la castagna, c'è l'inserimento, ecco, lui è da guardare, sarà lui probabilmente su Cianoglo, anche se sarà forse ancora di più Locatelli, però Locatelli deve anche guardare Barella, c'hanno cose da guardare. E dopo Rabiot che fa quello che gira, che insomma imposta l'azione, imposta la squadra, anche lui un bel verticalizzatore, un bel incursore. E questo è da tenere assolutamente a mente. E là davanti Yıldız e Vlahović, che è la vera forza della Juventus. Questo ragazzo giovane, Yıldız, perché Allegri con i giovani è bravissimo. Allegri è uno che il giovane te lo prende e fa bene. Su quelli già affermati che può avere qualche cosa, ma con quello affermato è più difficile da allenare. Quello giovane fa tutto quello che vuoi tu. Tutto quello che vuoi tu in quel momento sei la figura genitoriale praticamente, quindi fa quello che vuoi tu, allenati così, fai questo, fai quello, lui lo fa. Il giovane in tutte le squadre è così, già quello che è più anzianotto, più col pelo sulla pancia, gli fai questo, fai questo, fai questo, te ne fa la metà, è già tanto. Quindi ci sarà là davanti Vlahović, che chiaramente vorrà segnare, e Yıldız, che può essere la carta che scombina tutti i piani di tutti, anche della Juventus, non solo quelli dell'Inter, perché è una partita strana, è una partita veramente particolare, è una partita bella, comunque un bel derby d'Italia. A livello di punti si presentano con punti belli pesanti tutte e due. Facevo infatti io una forma mentis mia di pensare un attimino anche alle altre squadre, al Milan. Il Milan 2 anni fa con questi punti si sarebbe trovato a lottare per lo scudetto, così 3 anni fa, così 4 anni fa, così 5 anni fa. Il campionato è un po' cambiato, essendo che il campionato è un po' cambiato adesso ti servono tanti punti in più. E infatti sono quelli che hanno l'Inter e la Juventus, che stanno semplicemente volando, e devo dire che specialmente l'Inter sta volando, perché se dovesse mettere in tasca i punti con l'Atalanta, cioè sarebbe a 4 punti da lì, dalla Juve, che a sua volta sta volando a solo una sconfitta. Questo è il grande derby, questo è il calcio, ragazzi, questo è il canale del calcio, il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa, del mondo, multiverso, universo, estraverso, sussiverso, tutti gli universi ce li ho io. Sono bravissimo questo canale, ve lo consiglio, è di un ragazzo che è a posto. Mettete una bella iscrizione, un bel mi piace, ragazzi, andate in descrizione, andate a guardare gli altri canali. Calcio è una grande passione.
la parlo di grandi, grandi storie di calcio, è bello, le grandi partite storiche, le grandi rivalità, e dopo Diego ci tiene sport, dove parlo invece di sport, se vi piace lo sport, ho già parlato del Sei Nazioni, mi hanno chiesto di parlare del mondiale di nuoto, proprio di lo sport, dicevo, ma a me piace lo sport, se ti piace lo sport vai là. Detto questo ragazzi, iscrizione alla prossima, e Forza Inter, ciao ragazzi, ciao ciao.